Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Inca e questo è Impacto Training, un allenamento che produce risultati rapido, efficace, veloce, intenso. Noi facciamo lavorare tutto il corpo perché in questo modo acceleriamo il metabolismo non solo durante l'allenamento, ma anche nelle ore successive. Con Impacto perdi grasso, ma non muscoli, acquisti il tono muscolare, ma non ti gonfi. E soprattutto lo puoi fare ovunque. Noi oggi siamo qua in Val Ridanna. Sei pronto? Il tuo allenamento di oggi inizia ora. Dai il tuo massimo. Iniziamo con una corsetta sul posto. Facile, facile. Così. Ci dobbiamo soltanto scaldare. Dobbiamo innalzare di un grado la nostra temperatura corporea. In questo momento ancora non è necessario esagerare con il ritmo. È molto importante il riscaldamento. Facciamolo sempre. Mantieni il controllo e il respiro già da subito. Vai così, facile. Corsa sul posto. 30 secondi, ragazzi. E cambio per 10 secondi, torsione del busto. La schiena è dritta, il petto in fuori, le scapole si toccano. E cambio subito. E ora diventa una calciata, quindi il tallone sale un po' di più. Mettiamo subito in evidenza la versione più facile, la versione modificata per permettere a tutti di poter fare questo allenamento. La sta facendo come sempre Mr. Joe e non sta facendo nessuna fase di volo, però si sta allenando comunque in maniera efficace. Respira e controlla. Così. Cambio, divarichiamo le gambe e allunghiamo la schiena. Le ginocchia sono dritte, mantengo la posizione. Lo sguardo è basso e ricominciamo con la nostra corsetta sul posto, sempre 30 secondi. Così, aggiungiamo le braccia. Controlla, facile, facile. Anche qui lui non sta saltando, però comunque sta mantenendo un ritmo, si sta comunque scaldando. Così, buongiorno. Continuiamo, 30 secondi, Respira e controlla. Fra pochi secondi cambiamo di nuovo in torsione. Cominciamo a aumentare un pizzico il ritmo perché stiamo per iniziare il circuito di 30 secondi, 10 recupero. Cambio, calciata di nuovo. Così. Ottimo. Vai così, vai così. Va bene. Dicevo, 30 secondi lavoro, 10 secondi recupero come sempre. In quei 30 secondi cerca di dare il tuo massimo, sempre in base alle tue personali percezioni e al tuo livello di allenamento. Respira e controlla. Divarichiamo e allunghiamo di nuovo. Occhio ragazzi, che è l'ultimo esercizio di riscaldamento, sta per iniziare il circuito, 30 secondi di lavoro. Iniziamo con uno molto semplice, ragazzi. Squat basico. Schiena dritta. Petto in fuori. Le scapole si toccano, scendi bene fino a formare un angolo di 90 gradi, il peso del corpo è decisamente sui talloni, scendi e risali. Le gambe sono all'altezza delle spalle e i piedi sono ruotati di 10 gradi, il ginocchio va in direzione del piede e mantieni la posizione, perfetto, così. Continua, continua, continua. E rimani giù. Questo è il recupero attivo, cioè significa che fai comunque un esercizio e non ti fermi. Attenzione al cambio perché ora siamo in posizione di side plank con un molleggio del bacino verso l'alto. Così ragazzi, vai. La schiena è dritta, il corpo è proteso, il bacino è sollevato. Vai bene su e giù. Perfetto. Ciao Flami, come va? Benissimo. Così, sali bene, la schiena più dritta possibile, mantieni la posizione, continua, 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 vai, vai, ottimo, ottimo, rimani su per 10 secondi, mantieni la posizione, tienila, stiamo lavorando in isometria, il muscolo produce forza ma non si muove, e tutto da capo, in piedi, squat, vai, schiena dritta, scendi, sedere indietro. In questo esercizio lavorano i glutei, i quadricipiti. Chiudi un po' le gambe, Flami, all'altezza delle spalle. Ottimo, così. Il ginocchio va in direzione del piede. Continua. Mantieni bene la posizione con la schiena dritta, ok? Il rachide è in iperestensione.
scendi bene e il ginocchio non supera mai la linea del piede. Rimaniamo giù per 10 secondi, tieni la posizione e poi dobbiamo cambiare lato, di nuovo side plank. Ci siamo? E cambio dall'altro lato, vai. Qui, spingi il bacino verso l'alto. Così. In questo esercizio lavora il trasverso dell'addome, lavorano gli obliqui interni ed esterni. Vai così, cerca di rimanere il più dritto possibile. La tua schiena è dritta? Il petto è in fuori? Vai così. Scegli il tuo ritmo, mantieni il tuo ritmo, ma non fermarti mai prima dei 30 secondi. Al limite puoi abbassare il ritmo nella versione facilitata. Rimani bloccato su. Ancora per 10 secondi. Cambiamo tutto, siamo in piedi, a fondo, sagittale. Molto semplice. Anche qua è un passo in avanti, come se fosse un inchino. Il ginocchio sempre non supera la linea del piede. Questo è molto importante, lo ripeto spesso, perché salva le nostre articolazioni. La schiena è ben dritta, il petto è fuori. Allungo bene il passo, faccio un bel passo lungo in avanti. Basico, semplice, però efficace. Scendi bene giù, continua. Rimaniamo bloccati giù, ragazzi. Schiena dritta, petto in fuori. Le spalle sono aperte, petto in fuori. Mantieni la posizione e cambio. Già arriva uno bello qui, dai. Questo è un esercizio molto importante che va fatto bene perché lavora molto bene il trasverso dell'addome e il retto addominale. La fase di volo c'è, ma attenzione ad atterrare dolcemente. Non voglio sentire rumore a terra, però è efficace, intenso. La versione facilitata, molto carina, senza salto. Rimani su, mantieni la posizione per 10 secondi, mantienila, le mani guardano i piedi, ricordati, e torniamo in piedi per il nostro affondo. Vai, su e giù, così, schiena dritta, più allungo il passo, più lavora il gluteo. Molto bene, ciao Poli, non ti sto trascurando, ci sono, vai, continua. Allunga bene il passo, braccia su, dicevo, più allunghi il passo, più lavora il gluteo. Lavorano anche i quadricipiti, è un ottimo esercizio per gli arti inferiori. È un esercizio molto conosciuto, ma veramente molto efficace. Rimaniamo giù con l'altra gamba. Mantieni la posizione. Mantieni la posizione, petto in fuori. Sorridi. E prepariamoci subito per l'altro esercizio. Vai! Low kick. Respira e controlla. Respira e controlla, respira e controlla, continua, continua. Se vuoi abbassare il ritmo, vai alla versione facilitata. Cerca di non fermarti però, rimani con me, rimani per tutti i 30 secondi. Fai così, le mani guardano i piedi. Perfetto, il peso del corpo è anche sulle braccia che lavorano in isometria. Quindi anche i tricipiti lavorano. Rimani bloccato su, mantieni la posizione. Dai ragazzi, c'è il cambio, Ancora 3, 2, 1, skip rapido, go! Vai veloce, vai veloce, vai veloce! Vai così, vai così, vai così! Ai, si è scaldato Mr. Joe, si è spogliato, vai! Molto bene, rapido, rapido, shaker veloce! Questo è un lavoro aerobico che puoi fare ovunque, è un lavoro aerobico che puoi fare in pochi metri quadrati. Ancora 3, vai, vai! Vai, vai e cambio, solo braccia. Così, una forbice, facile, facile. Vai così e attenzione al cambio, siamo schiena a terra, addominali, crunch, basico, con i piedi poggiati a terra. La parte lombare rimane aderente a terra, la parte dorsale si stacca da terra. A ogni movimento corrisponde una respirazione, così, e attiva al massimo il trasverso dell'addome, ovvero trattieni dentro la pancia, così, come quando ti metti un pantalone che ti sta stretto. Rimani su, mantieni la posizione per 10 secondi, vai così, e di nuovo in piedi, skip rapido, go! Vai veloce,
vai veloce, shakera, shakera, shakera. Vai, tu tieni il tuo ritmo, tranquillo, senza fase di volo, non c'è problema. Io voglio che tutti riescano a seguire questo allenamento, è per questo che ho scelto questa versione. Così, come va ragazzi? Vai così, vai, 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 lo faccio con voi, va bene? Vi dispiace? Veloce, veloce, veloce. Poi dobbiamo tornare a terra, attenzione, Prima c'è 10 secondi, cambio qui. Vai che facile. Dai che facile, petto in fuori, schiena dritta, mantieni sempre bene le posizioni e cambio, schiena a terra, veloce nelle transizioni, da uno all'altro non c'è pausa, attiva bene il trasverso dell'addome, respira, controlla, così, la respirazione ci permette di modulare lo sforzo, ci permette di faticare anche di meno. Butta bene fuori l'aria, continua, rimani su e poi dai così, mantieni la posizione per 10 secondi, appena senti il suono in piedi di nuovo e facciamo questo, uno squat, uno a fondo, torniamo al centro, uno squat e a fondo dall'altro lato, ancora squat, a fondo, guarda quanto è importante mantenere bene la posizione della schiena dritta, così. Il ginocchio che non supera la linea del piede, va bene così. Le punte dei piedi che vanno leggermente ruotate di pochi gradi. Manteniamo bene sempre le posizioni del corpo. Così, ottimo lavoro Poli. Guarda lei come sta ben dritta con la schiena, il petto in fuori, il ginocchio che non supera la linea del piede. Ottimo lavoro per quadricipiti e glutei. Rimaniamo giù in isometria, ognuno da una parte. Così, mantieni la posizione, attenzione al cambio, siamo sul tappetino, corpo proteso su un fianco e qui, eccolo, il tergicristallo, così, 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 la testa è poggiata, ricordiamoci, cerchiamo di mantenere il corpo il più dritto possibile. Il range di movimento è più ampio possibile, il ginocchio è teso, passo bene per sopra, torno qui e continuo. Blocca dove sei, mantieni la posizione per 10 secondi e appena ti do il cambio, ricominciamo con lo squat più a fondo. In piedi ragazzi, go! Vai, ci siamo eh? Così, schiena dritta, respira, va bene così. Cerca di mantenere il ritmo, il tuo ritmo, non devi seguire una coreografia, ognuno va al suo ritmo, ognuno segue il suo allenamento, l'importante è che cerchi di fare tutti i 20 minuti, vai così, scendi bene, scendi un pizzico di più Flami, forza, vai, scendi bene, rimaniamo in fondo isometrico di nuovo dall'altro lato, vero? Ah, t'ho beccato, schiena dritta, petto in fuori. E adesso anche qui, l'altro lato, tergicristallo dall'altra parte, vai, fammi vedere Poli, continua, continua, rapida, un pizzico più veloce, anche tu, veloce nelle transizioni, non ti perdere tra un esercizio e l'altro, cerchiamo di farli tutti di seguito, vai, allunga bene la gamba, stendila più che puoi questa gamba, vai, il lavoro qui è sull'esterno coscia, il tensore della fascia lata per essere precisi e il medio gluteo, vai così, continua, continua, rimani bloccato dove sei, attenzione al cambio ragazzi perché dobbiamo tornare in piedi Flami, in piedi, dai che è facile, abduzione laterale sempre la stessa gamba, così, così, schiena dritta, petto in fuori, sempre scapole addotte, ovvero che si toccano, molto importante, guarda questo particolare, lui volutamente sta appoggiando il piede, in questo modo riesce a fare tutto l'esercizio senza fermarsi e comunque sta attivando il trasverso dell'addome, rimani bloccato su, ce la fai, ti aiuto io, se sei a casa puoi appoggiarti a un muro, mantieni la posizione per 10 secondi e pancia a terra, locusta, la fa vedere Mr. Joe, allungo bene, così, allora ci sono due versioni, lui sta facendo la versione con le cosce staccate da terra,
allungo bene, lo sguardo è basso, il range di movimento anche qui è molto ampio. Se vuoi puoi poggiare i piedi a terra per renderlo un pizzico più semplice. Sguardo sempre basso, allunga bene, scegli il tuo ritmo, tieni il tuo ritmo, continua, braccia distese e lasciale lì, bloccale per 10 secondi. Attenzione, poi dobbiamo fare l'altra gamba, in piedi rapidi, l'altra gamba, così, abduzione laterale, io l'ho chiamata flip flap per intenderci meglio, il piede a martello, attenzione a quest'altro intervento, il piede a martello e il tallone, scusa Flami, il tallone è più alto della punta, ce la fai, sì? In questo modo direzioniamo meglio il lavoro sull'esterno coscia, ok? Ci siamo, su e giù, continua, continua, schiena dritta, petto in fuori, continua, rimani bloccata su, rimani bloccata in isometria, tensione, attenzione, torniamo giù, pancia a terra, così, due, stacca bene le cosce da terra, lo sguardo è basso, dunque io ti sto parlando, quindi sto con la testa in su, ma lo sguardo è giù. Questo è un movimento molto ampio che coinvolge tutti i muscoli della catena posteriore, dai dorsali al romboide, i paravertebrali, che sono questi muscoli che tengono salda la colonna vertebrale, sono molto importanti, il quadrato dei lombi, il gluteo, i femorali. Rimani bloccato su per 10 secondi, attenzione ragazzi, facciamo un ultimo blocco di esercizi con un po' di addominali, schiena a terra di nuovo, però questa volta mettiamo le gambe a squadra, vai così, gambe a squadra, scendi bene, butta fuori l'aria, così, così, addominali, un muscolo unico. Non esistono addominali alti e addominali bassi, è un muscolo unico, si inserziona nell'osso pubico e arriva fino allo sterno. Rimani bloccato su per 10 secondi, respira, mantieni la posizione e poi ci attacchiamo un po' di glutei. Facciamo il gluteo ponte, va bene? Che ne pensi, Mr. Joe? E cambio, gluteo ponte, guarda com'è, così, mettiamo le mani lungo il corpo e stringi, senza aprire troppo le gambe, così. Avvicina un pizzico i piedi al corpo dicevo, eccolo, vai, così, senza aprire troppo, qui, eccolo, sali un pizzico di più, così, glutei, eccolo qui il movimento, stringi le ginocchia quando sollevi il bacino da terra e respira a ogni movimento, quando scendi il bacino, il sedere, non tocca terra, lo sfiora, sfiora il terreno, vai, continua. Vai ancora, così, dai Flami, dai Poli, continua, non aprire troppo le ginocchia, e rimani su, mantieni la posizione, apri e chiudi rapido, solo le ginocchia si aprono e si chiudono, così, 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 gambe a squadra, riprendiamo gli addominali, via, mani dietro la nuca, attiviamo il trasverso dell'addome, la pancia piatta, vuoi la pancia piatta? Addominali, vai, non solo, anche alimentazione, e infatti fra un po' vi darò il consiglio alimentare di oggi, che non vede l'ora Poli, vero? Lei adora i miei consigli alimentari, vai, vai, schiena dritta, scusami, gambe dritte, vai, 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 continua, 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 rimani su, bloccato, ci facciamo un'altra serie di gluteo, che ne dici? Vai, mantieni la posizione, ancora, e di nuovo gluteo, seconda serie, vai ragazzi, ok, ci stiamo avvicinando allo stretching, questa è l'ultima parte del circuito, poi c'è una bella fase di allungamento, e poi abbiamo finito, 20 minuti, hai visto, molto semplice, vai, così, così, stringi forte i glutei, vai, cerca di dare il tuo massimo perché siamo alla fine, dai, dai così, stringi il gluteo, anche qui non aprire troppissimo le ginocchia, rimani su, apri e chiudi 10 secondi, vai veloce, dai, così, 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 vai, perfetto, se vuoi prendi un pochino d'acqua, recuperiamo un secondo, ottimo lavoro. Ricordati,
che sono, devi essere contento anche dei piccoli progressi, perché in realtà piccoli progressi sono meglio che zero progressi. È ovvio, però insomma dobbiamo ricordarcele queste cose. In descrizione di questo video troverete tutte le informazioni riguardo il programma che sta andando su Fox Sport 2, Impact Training TV. Però molto importante, lasciami il tuo feedback, scrivimi un commento e soprattutto iscriviti al mio canale per ricevere gli aggiornamenti su tutti i video che pubblico qui su YouTube. Grazie a tutti di nuovo, Fabio Inca, Impact Training. Andiamo a presentare ora una serie di esercitazioni per il marcamento a uomo in situazionale. Nella prima esercitazione il campo viene diviso in tre zone dove agiscono esattamente un attaccante centrale e due attaccanti esterni.
In mezzo al campo, tre centrocampisti si scambiano un pallone e decidono di servire o l'attaccante centrale, per cui diventerà un uno contro uno, oppure gli esterni, in maniera tale da costringere il difensore ad abbandonare la marcatura sull'attaccante centrale e correre con corsa diagonale per affrontare un uno contro uno con l'attaccante esterno. Via! Perfetto, copro la porta e marco! Mandamelo sull'esterno! Taglielo! Buona! Stop! Vai! Calmo, vaino! Mandamela all'esterno! Perfetto, stop, stop, va bene! Buona, molto bene! Copre Marco, copre Marco! Adesso di spalle secco, fammi vedere! Stop! Due! Copre Marco, Ferre, copre Marco! E di spalle, non farmelo girare! Buona! Lettura! Veloce adesso, Gio, veloce a picarlo! Molto bene! Proseguiamo le esercitazioni per il marcamento uomo in situazionale con il marcamento su cross. In questo caso disponiamo due attaccanti sugli esterni e un attaccante centrale. Tre centrocampisti si scambieranno il pallone e lanceranno a loro volta il pallone verso uno dei due esterni, il quale con una guida veloce arriverà al cross. Di fatto diventerà un uno contro uno tra l'attaccante e il difensore posti al centro dell'area. Veloce questa palla, quando decidono di giocarla, guida veloce, ottimo, veloce questa palla, adesso comincia la marcatura uomo, Buona! Orientamento del busto! Eccolo qua! Copertura e marcatura! Lettura veloce! Comincia a cercarlo, comincia a cercarlo. Molto bene, ragazzi. Comincia a cercarlo. Finché la guida lo cerco. Perfetto.
Ciao a tutti, Fabio Inca di Impacto Training. Oggi facciamo un lavoro cardiovascolare, un lavoro aerobico, che però puoi fare dentro casa, perché non hai bisogno di molto spazio e soprattutto non hai bisogno di molto tempo. Si tratta di 3 esercizi, ognuno dei quali dura 30 secondi, con 10 secondi di recupero. Adesso ti faccio vedere gli esercizi e poi facciamo tutto l'allenamento insieme. Gambe leggermente divaricate, fai 3 spostamenti laterali e al terzo tocca terra, facendo attenzione a 3 cose. La prima, la schiena che deve rimanere dritta. La seconda, i talloni non si devono alzare da terra. E la terza, il ginocchio non deve superare la linea del piede quando scendi giù a toccare terra. Ripeti tutto dall'altro lato. Con questo esercizio attiviamo quadricipiti, polpacci e glutei. Mani a terra, porta prima un ginocchio, poi l'altro all'altezza del petto, senza sbattere i piedi a terra. Con questo esercizio attiviamo molto bene sia la fascia addominale, ma anche il distretto inferiore e il distretto superiore del corpo. Schiena dritta, bacino alto, petto in fuori. L'atteggiamento del busto è leggermente spostato in avanti. Fai una corsa sul posto, prima a ginocchia alte e poi a ginocchia basse. Il piede rimbalza a terra e la spinta verso l'alto avviene con l'avampiede. Le braccia oscillano in maniera decisa per mantenere il giusto assetto. Questo è uno degli esercizi fondamentali in atletica leggera, molto utile per imparare o migliorare lo stile di corsa. Questo è un lavoro aerobico ad alta intensità, il che significa che acceleri il tuo metabolismo non solo durante l'allenamento, ma anche nelle 48 ore successive al workout. Questo significa che non hai più bisogno di spendere molto tempo in camminate o corsette lunghe di 40, 50 o 60 minuti. Con un allenamento così breve e così intenso riesci a ottenere risultati fino a 8 volte di più rispetto ad un allenamento di cardio tradizionale. Ho scritto diversi articoli su questo, li trovi nel mio sito e mi raccomando, prova a fare questo allenamento e ti accorgerai della differenza. Ok, siamo pronti a partire, come sempre imposto il mio stopwatch. Tra 5 secondi esatti partiamo. 3, 2, 1, laterale. La schiena è dritta. Rapido a ripartire. Tocca giù e riparti. Vai così. Ogni movimento corrisponde a una respirazione, come sempre. Dai, dai. Così. Due passi e tocco, due passi e tocco. Uno, due, al terzo tocco. Dai. 10 secondi, ci prepariamo per il secondo. Mani a terra. Mountain climb. La schiena è dritta. DJMS. Music for your soul. Impact Training Special Edition. Dai un Fabio ritmo. Inca. Trova il tuo ritmo. Let's go. E dai il tuo massimo. Così. Così. Ottimo lavoro aerobico, dai. Dai così. Alla fine, 10 secondi di recupero e lo skip, alto e poi basso, 4 appoggi, 4 appoggi. Dai, sulle ginocchia, piede a martello. Schiena dritta, bacino alto. Serie, tutto da capo. 3, 2, 1.
ognuno va al suo ritmo. Vai, vai, basta che dai il tuo massimo. Così. Mani a terra. Recupera in questi 10 secondi, eh. Via. Non è un allenamento facile, ma è molto molto allenante. Ci vediamo al prossimo video. Fabio Inca, Impacto Training. Ciao.
Music for your soul.